Ad esempio noi nei sistemi SMS comunichiamo da dove arrivano le live, la provincia in cui sono state... È stato un po' complicato, molta gente il sistema SMS non lo capisce. Di grandi film che fanno ridere, che fanno tantissimi incanzi. A prafoco. Sentite come il Supremo chiama il muro di Berlino. Prima della caduta del muro di Berlino, non so. Tutto giusto, tutto legittimo. Un giovanissimo Luca Giurato, come vedete dal ciuffo ribelle, che dà subito sfoggio delle sue doti innate. Le polemiche sono molto dure tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, i due partiti più forti del... Ma era già un fuoco d'artificio di strafalcioni, una giovane promessa. Lei che ne pensa di questa possibilità? Della tragedia delle torri del 2000, di qualche anno fa. Ci sono 4.000 kamikaze. Giurato col campione di tennis Panatta. Dunque, Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa. Sono ancora sposato. Sei ancora sposato con Rosaria, con la signora Rosaria. Perché non dovevi essere sposato con Rosaria? Ma non lo so. All'improvviso ha incontrato questo bel signore che era già stato in Italia? Era già in Italia? No, lui non è mio marito. Lui non è suo marito. E allora il marito chi è? Dov'è? Il nostro presidente dell'Ente Nazionale Sordomuti, il dottor Virginio Castelnuovo. Senta, in poche parole naturalmente, ci parli di questa collaborazione che mi sembra una collaborazione esemplare e straordinaria. La signora Annunziata Leggi e Carmelo Gaudio, che facciamo entrare, prego, venga. Dov'è? Ma stanno qua. Buongiorno, non me ne ero accorto. In questa puntata è ospite in studio il presidente dell'Associazione Italiana dei Ciechi, che per lo scoppio di un ordigno in tempo di guerra ha perso, oltre la vista, anche la mano destra. Guardate Giurato come lo saluta. Studio, benvenuto caro presidente. Grazie, benvenuto. Grazie per il bello, Attenzione a come presenta l'attrice Oara Borselli. Vincenzo Salemme, questa straordinaria creatura. Vincenzo Salemme, questo. Sì. Cosa tra voi? Ecco. Come l'ha chiamata? Vincenzo Salemme, questo. Ora. Sì. Ma ora, per Giurato, Bibi, il nome di Ballandi è diventato. E caro Gigi Ballandi. Bibi, Gigi. Vabbè, c'è Daniele Cordero di Montezemolo. L'amore per le bestie, per i cavalli. Me la devi raccontare, Luca. Daniele. Ora, tre fratelli: Luca, Daniele e Matteo. Marco. Marco, proprio lui, mitica durante sotto il fascismo, eh? Arnaldo, benvenuto Arnoldo. Occhio a come presenta Sandy Morton. Avete già capito, è inutile che vado tanto avanti, è Sandy Morton. Sono loro, Giorgio. I cani. Giorgio. Il cane si chiama Giorgio? Sì, si chiama Giorgio. No, il cane non si chiama Giorgio. Io mi chiamo Giorgio, lui Lampino. Lui Lampino? Sì. E lei Giorgio, avevo capito il contrario. 72 anni viene Elettro Santo Pertini. Come, come? 78 anni Elettro Santo Pertini. La tua, una delle tue tante passioni, la scultura. Ce sì. ne parli un poco, Nino? Chi ha l'idea? Giuliano. Scusa. Uno piacere, è il grande piacere ospite di avere ospite il ministro dell'ambiente e della tutela. Appunto noi stiamo proseguendo. L'avete visto? Ha tentato il suicidio in diretta. Si stava per soffocare col tappino della penna. Guardate. Noi stiamo proseguendo per... Passiamo al Corriere della Sera. Mi scappò Corriere della Sor. Però non era, scusate, non era una sorca piena. Che si può fare per scoreggiare? Allora per trovare la mia ma non si ricorda una parola e tenta pure un penoso playback. Allora per trovare la mia.